I membri della famiglia reale inglese sono naturalmente la regina Elisabetta e consorte, deceduto nel 2021, i figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, e i rispettivi nipoti. In particolare William, futuro erede al trono, la moglie Kate Middleton e i loro tre figli George, Charlotte e Louis. Una famiglia reale di solito include il coniuge del monarca regnante, o il coniuge superstite di un defunto sovrano precedente, figli, nipoti, fratelli, sorelle, zii, cugini del monarca regnante nonché i loro coniugi. Quando un sovrano abdica, la famiglia reale include anche il sovrano abdicatario. In caso di morte della regina, il principe Carlo, suo erede, sarà il prossimo erede al trono d'Inghilterra. Ma l'incoronazione avverrà solo 3 mesi dopo le esequie. È una casa reale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri regni facenti parte del Commonwealth appartiene all'House of Windsor, casa di Windsor precedentemente conosciuta come Casato di Sassonia-Coburgo-Gotha. È estate e la coppia reale avrebbe scelto di trascorrere le loro vacanze senza i loro 3 figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Secondo l'esperta reale Ingrid Sweard, i 3 bambini non andranno in vacanza con i loro genitori. In un'intervista rilasciata al The Sun, Ingrid Sweard ha rivelato che i 2 reali vogliono godersi l'estate con una lussuosa vacanza ai Caraibi. Di solito vanno a Balmoral con i loro 3 figli e il resto della loro famiglia. I genitori di Kate Middleton si occuperanno dei figli della duchessa di Cambridge e del principe William. È una lunga vacanza, quindi sospetto che Carol e Michael Middleton, come nonni, avranno probabilmente i bambini per sé per parte dell'estate. I 3 bambini sono incredibilmente atletici. Il focus sarà sulle attività all'aperto, nuoto, pesca, escursionismo, equitazione e vela. Fortunatamente, ai tempi di oggi è facile rimanere in contatto con i nostri affetti malgrado la distanza. Le videochiamate aiuteranno la famiglia di William e Kate a rimanere uniti nonostante la lontananza. Anche i reali hanno bisogno dei loro spazi, non accadeva da tantissimo tempo e ora che i loro 3 bambini sono cresciuti e hanno deciso di scappare da Buckingham Palace per ritagliarsi del tempo per loro.